come è cambiata la musica dal 1990 ad oggi. Un percorso veramente straordinario che ha fatto la musica da un punto di vista di produzione, session in studio, live, nonché tecnologie, metodologie di lavoro. Ecco, è sicuramente un percorso molto lungo che però sicuramente non è conosciuto ai più, soprattutto ai non addetti ai lavori tante volte. Però è un pezzo di storia della nostra vita, e anche sia da musicisti che da appassionati, che non può essere perduto. Allora abbiamo pensato di organizzare una diretta veramente incredibile su Music Off, con tre ospiti straordinari che sono Corrado Rustici, che è un produttore e un artista italiano, è il nostro Quincy Jones italiano, come è stato soprannominato da tanti colleghi producer e musicisti italiani, che ha lavorato con artisti del calibro di Elton John, Herbie Hancock, Rita Franklin, Whitney Houston, nonché Zucchero e lui, Elisa, eccetera. Cesare Chiodo, altro musicista, bassista e produttore italiano, che ha lavorato anche lui con artisti straordinari, giganteschi, anche molto famosi, con delle produzioni grandissime come Laura Pausini, Raff e tanti altri. E con Enrico Silvestrin, che è stato il primo VJ di MTV e che oggi continua la sua attività di presentatore e anche di speaker radiofonico con il suo progetto di Alive. Ecco, martedì sera prendetevi del tempo, perché alle 21 sul canale YouTube di Music Off, su Facebook e anche su vari altri canali con i quali collaboriamo abitualmente, faremo una diretta con loro insieme anche ad Andrea Pellegrini, fonico dei King Crimson, di Elio Storietese, nostro caro amico, e Salvatore Pagano, il caporedattore di Music Off, che conduce e gestisce la rubrica Ti consiglio un disco da tanti anni su Music Off. Cercheremo di fare un po' il punto di tutto quello che è cambiato attraverso tutti i vari passaggi, insieme a voi, anche con le vostre domande, con i vostri suggerimenti, con le vostre idee e anche con le vostre richieste. Quindi vi aspettiamo martedì sera alle 21, martedì 16 ovviamente giugno, vi aspettiamo, non perdetevi questo appuntamento, perché ci prendiamo insieme del tempo per poter fare cultura, proprio per conoscere bene la storia che ci ha accompagnato in questi 30 anni. A martedì.